Oggi si è costituito il Comitato 2016, di cosa si tratta? Niente, semplicemente si tratta di un comitato che sposa un progetto molto importante. Il progetto è il progetto città, nella sua interezza, sposa quel famoso progetto che ci dirigerà verso la rinegoziazione del contratto con l'ENI relativo al gassidotto. Scade nel 2016, secondo il mio punto di vista, nel 2018, secondo il punto di vista di qualche altro. E noi chiediamo ad ENI per intanto un riconoscimento dei danni su ciò che ha prodotto per il passato e contemporaneamente una royalty di ospitalità in fase negoziale che noi pensiamo possa essere congrua nell'importo di 250 milioni di euro l'anno che rifluiti sul bilancio comunale fatto di appena 50 milioni di euro vi lascio immaginare cosa potranno rappresentare per il futuro della città. Lo sviluppo certamente, ma tantissime occasioni di lavoro e la risoluzione per la vita, per questo territorio, per questa città del problema della disoccupazione e migliaia di cantieri aperti tutti gli anni fino alla fine della durata del contratto stesso. Consigliere comunale della maggioranza che sosteneva Cristaldi, qualche tempo addietro in consiglio comunale aveva chiesto che noi si facesse in consiglio un atto di indirizzo da sottoporre al sindaco perché il sindaco iniziasse un'attività anzitempo negoziale con l'ENI. La cosa non mi ha convinto, soprattutto perché tra le motivazioni avanzate da questo consigliere comunale c'era quello che all'interno dell'attività negoziale del sindaco doveva essere prevista il rifacimento della spiaggia di Tondarelle e del litorale attraverso i frangifrutti da addebitare ad ENI per quanto atteneva al costo, giacché questo lavoro impegnerebbe un investimento che non supererebbe i 15 milioni di euro, mi è sembrata poca cosa. E allora mi sono permesso in consiglio comunale di fare il mio intervento corposo da questo punto di vista, bloccando questa attività e dicendo al mio sindaco, ma a quel consigliere comunale, all'intero consiglio comunale e all'intera giunta, beh, nessuno si sogni di poter iniziare un'attività negoziale prima della scadenza naturale di questo contratto.